provinciale, che le marciano presenti dell'ambiente. Mi scuso se mi sono dimenticato qualcuno. Adesso abbiamo tre interventi molto importanti e poi sono già previsti due interventi dal pubblico di Roberto Mazzorati e dello stesso Michele Marciano che ho appena citato. Quindi io chiamerei subito al tavolo Antonio Moglia di Lance Como per parlarci della riqualificazione energetica dell'edilizia esistente. Grazie. Mediamente
l'immobile costruito sulla scorta della nuova normativa dell'efficienza energetica. Abbiamo un patrimonio immobiliare vecchio, abbiamo un patrimonio quindi immobiliare energetico che consuma 4 volte tanto quanto un edificio nuovo. Sono un ultimissimo dato per, come dire, caratterizzare la problematica. La media della classe energetica degli edifici in Lombardia, quindi una regione voluta da tutti i punti di vista, anche da quello di inizio, la media della classificazione energetica degli edifici in Lombardia è la classe energetica C, e si parte da là. Quindi anche noi non siamo messi molto bene. E cosa si può fare? Il nuovo è efficiente energeticamente, ma quello che si immette ogni anno sul mercato percentualmente a livello abitativo è un 1, massimo 2% del patrimonio immobiliare totale, e quindi ci impiegheremo 100 anni, diciamo, per rinnovare energeticamente il patrimonio abitativo dal punto di vista dell'efficienza energetica. Troppo. Quindi la soluzione qual è? Riqualificare. Riqualificare cosa vuol dire? Perché mettere mano, io lo dico banalmente perché non sono un tecnico, mettere mano all'immobile, nella misura in cui si sa che un immobile disperde energia. È stato detto che scaldiamo le scuole, non per riscaldare le scuole, bellissimo l'esempio, sempre infrastrutture mondiale, ma per riscaldare l'esterno. I nostri edifici disperdono energia, perdono energia dalle pareti, dal tetto, dalle finestre. Hanno degli impianti tecnologici non efficienti. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare fonti alternative nuove? Magari sì, ma forse no, perché sapete che c'è il paradosso che quanti più pannelli solari, quanti più cellule fotovoltaiche crei, tanta più energia consumi per produrre. Forse la soluzione più banale, più semplice, quella alla portata di tutti, forze e strategie, è quella di intervenire sulla dispersione dei nostri immobili e sull'efficientamento dei nostri immobili e sull'efficientamento degli impianti tecnologici delle nostre abitazioni hanno. E quindi assolutamente importante la riqualificazione edilizia ed energetica del nostro patrimonio, e diventa quindi una grandissima sfida per il futuro, una sfida rispetto alla quale tutte le forze devono convergere. Artesani diceva ci sono dei fattori limitanti, questi fattori limitanti li dobbiamo assolutamente eliminare affinché tutti quanti si proceda in maniera sinergica verso questo risultato, verso questo obiettivo importante. Si è parlato negli interventi precedenti di diverse soluzioni, io non voglio parlare di una che è più congeniale, diciamo, alla mia preparazione, poi anche per discutere di cose diverse, di elementi diversi. La leva importantissima che il fisco può dare per indirizzare la proprietà e anche gli operatori immobiliari nel promuovere operazioni. Qual è la leva importante? Qual è lo strumento che è stato congegnato dal governo da anni per facilitare gli interventi di qualificazione energetica? È la detrazione fiscale, favolosa, fantastica nella sua misura enorme del 65%. Lo Stato restituisce al cittadino che fa interventi di qualificazione energetica il 65%, che ha uno sconto proprio dalle imposte, dalle tasse. Pago 100, lo Stato mi restituisce 60. Tendenzialmente pago 35. Qual è il difetto di questa misura? Lo sapete tutti. Per un calcolo attuariale, per fare in modo che lo Stato non ci perda, non ci guadagna, il 65% viene spalmato e diluito al contribuente sui successivi 10 anni. Quindi un 65% che mi viene restituito nei 10 anni successivi. Cosa bisogna fare su questa misura? Bisogna, e noi lo proponiamo da sempre, crediamo che se prende piede questa cosa che adesso vi dico possa veramente dare moltissimo risalto e moltissima prospettiva a questo strumento. Quindi tutto questo strumento qui
poche parole. Scadeva il dicembre del 2015, è stato prorogato ancora per un anno e varrà fino al 12 2016. È troppo poco, non si può lavorare su questi orizzonti temporali. C'è bisogno, quando si mette in mano a interventi così importanti, di un maggior spettro temporale di pianificazione. Questo intervento va reso strutturale, diciamo tutti, probabilmente va anche reso più competitivo rispetto ad un altro beneficio che c'è adesso, che è quello che chiunque mette mano sull'immobile ha comunque un'alta agevolazione fiscale, che è quella del 50%. Probabilmente il differenziale 65% per gli interventi di qualificazione energetica rispetto al 50% è troppo poco. C'è bisogno di rendere ancora più premiante il 65%, probabilmente collegarlo agli interventi di vera sostanza di beneficio energetico e differenziarlo rispetto ad un'agevolazione che si può avere quando invece si fanno interventi di mero recupero, quindi di mero apprendimento e ammodernamento della propria abitazione. E poi l'ultimo difetto è quello della restituzione del premio fiscale in 10 anni. Si può anche agire su questo fattore. Abbiamo avuto un'idea in ANCE, che da qui tra l'altro teniamo molto, perché è nata qui verificando il sistema della vicina svizzera. È possibile arrivare a far ottenere al contribuente lo sconto del 65% direttamente in tempo reale nel momento in cui paga. Pensate com'è straordinaria questa cosa. Faccio lavori importanti per l'ambiente, per me stesso, per la mia casa, pago 100.000 euro e la fattura che mi arriva dal costruttore è una fattura di 100.000 euro detratta dalla detrazione 65%, paga 35.000 euro. Non è possibile, sì, è possibile. È possibile grazie al fatto che quel credito fiscale del 65% venga certificato dallo Stato, diventi un credito fiscale, un certificato fiscale di credito riconosciuto, col quale io pago l'imprenditore e l'imprenditore riesce a scontarlo col sistema bancario a dei tassi convenuti e concordati, ad un costo quindi minimo. Pensate che sia velleitaria questa proposta? No, perché il governo l'ha già introdotta nella legge di stabilità 2016, ci ha creduto nel principio, ma non ci ha ancora creduto fino a fondo, diciamo, nel conteggio e nella profondità della sua attuazione. L'ha introdotto solamente per un'applicazione minimale di questo beneficio. Per cui in Italia si verificherà quest'anno come potrà avvenire, quali risvolti avrà, perché chiaramente se parte poi si parla di grossissime cifre, grossissimi importi. Quindi l'ha limitata ad un ambito ristretto di applicazione. L'ha limitata solo al 65%, solo per i lavori condominiali e solo per particolari fasce, cosiddette deboli, quindi i casi saranno pochi, di contribuenti. Questi contribuenti, già quest'anno, che sono i contribuenti che sarebbero svantaggiati a fare, o non favoriti, a fare degli interventi di qualificazione energetica, che non hanno la possibilità di aspettare la fattura fiscale di 10 anni, oggi, nel 2016, lo possono fare. E quello che noi vogliamo come battaglia, in ogni occasione pubblica in cui possiamo parlare di questo argomento, lo facciamo volentieri, è quella di farla conoscere per condividere l'eccezionalità
efficienza energetica, della riqualificazione energetica, così vissuto così importante nel mondo associativo, che ha creato proprio qui in provincia di Como un esempio unico in Italia. Siamo riusciti a mettere insieme tutta la filiera delle edilizie. Abbiamo messo insieme tutte le associazioni di categoria che si occupano del settore immobiliare, come Confartigianato, CNA, Ascomet, che sono i rivenditori di materiali di commercio, tutti gli ordini professionali dell'edilizia, ingegneri, architetti, geologi, perini e geometri, la committenza Confedilizia, ANACI, e il sistema creditizio, le banche locali, le due BCC, per creare un sodalizio, che è un nome ristrutturale comune, che tenta e ha lo scopo, e tenta di farlo, di promuovere proprio la cultura, che è un po' quello che state facendo voi, sia del recupero edilizio che della riqualificazione energetica. Ci interfacciamo con i comuni, organizziamo serate, abbiamo un sito, interloquiamo tramite FAC, tramite il numero verde e tramite anche i colloqui di persone. Restiamo tutti equalizzati insieme per diffondere quella che sarà il principio dominante, la cultura del recupero edilizio, ma soprattutto, non perché è il tema di oggi, ma perché ci crediamo fortemente, la cultura della riqualificazione energetica. Il fatto per cui, mettendo mano alla propria abitazione, veramente l'immobile mantiene il suo valore, il bene immobile, la casa è sempre un bene rifugio. Abbiamo avuto un periodo di appannamento, ma sta ritornando la fiducia e i dati concreti ce lo dicono, la casa è l'unico bene rifugio che abbiamo in Italia e la riqualificazione energetica ci fa risparmiare una bolletta, facciamo un'azione etica verso l'ambiente, ma soprattutto, egoisticamente lo diciamo, è così, la somma degli interventi di edilizia che si fanno su un'abitazione oggi ti migliora la qualità della vita, il tuo comfort, che garantiscono essere un valore impagabile, peraltro aiutato dalla forte leva che abbiamo in questi anni delle detrazioni fiscali. È così, è stata così importante questa iniziativa per creare e aver unito tutta la filiera dell'edilizia comasca, che abbiamo avuto spontaneamente il patrocinio di ANCI Lombardia, l'associazione dei comuni che si fa vanto della nostra iniziativa. È quindi un tema focale, un tema importante, un tema sul quale dobbiamo, assolutamente d'accordo con l'intervento precedente, convergere le nostre risorse, perché la riqualificazione energetica, non vediamocela, ha degli ostacoli nella sua applicazione, e questi ostacoli dobbiamo rimuovere, dobbiamo schianare, dobbiamo trovare le intese. Non scendo nel dettaglio tempo perché è stato assolutamente spiegato benissimo nell'intervento precedente. E da dove partono queste novità, queste cose? Partono dai comuni capoluogo, sono i comuni capoluogo che sono i leader e che hanno un ruolo importante per iniziare questo processo virtuosissimo. Dobbiamo quindi percorrere, e mi affretto alle conclusioni, così vi faccio guadagnare tutto il tempo che abbiamo perso, staccando tutte le cartelle che avevo preparato, ma sono assolutamente sicuro che sia giusto così, non ripetersi, ma andare al concreto e dare i concetti che abbiamo in mente come traditori, salto, salto, salto. Dobbiamo quindi muoverci su questi binari verso lo stesso obiettivo, che non sono binari divergenti, ma che sono binari convergenti. Per arrivare